20 anni di musica, 20 anni di storia. L'Orchestra di Fiati di Murano Calabro giunge ad un traguardo importante e per celebrare 4 lustri di musica l'orchestra si è esibita in un concerto, la location, la Collegiata di Santa Maria Maddalena. Penso che hanno suonato nella nostra orchestra almeno 100 ragazzi, purtroppo qualcuno va via per i motivi di studio o motivi di lavoro, però grazie al vivaio riusciamo sempre a sopperire a questo problema che è, cioè il ricambio, diciamo. L'Orchestra di Fiati, diretta dal maestro Massimo Ciliberti e guidata dal presidente Leonardo Di Luca, ha spaziato da Rossini a Mascagni, passando per Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini, ma anche sinfonie, arie d'opera e cori d'opera, in un repertorio tutto italiano. Questa orchestra, oltre a fare musica, è anche un punto di riferimento per il sociale a Murano, una realtà che nacque 20 anni fa appunto, e stasera in questa cornice veramente stupenda che è la Chiesa della Maddalena festeggiamo. Rappresentano 20 anni di storia, di musica, di cultura, di aggregazione, di quello di cui Murano ha bisogno, e rappresentano un'eccellenza del panorama associativo. Due solisti, il soprano Rosaria Buscemi e il tenore Alessandro Da Crissa, hanno condotto gli spettatori in luoghi lontani, squisitamente accompagnati dal coro lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria, guidato dal maestro Bruno Tirotta.